Allora, Erika Di Martino, madre di cinque figli che non vanno a scuola, però non stiamo parlando di una condizione di disagio, anzi. Erika Di Martino, infatti, è la promotrice in Italia dell'homeschooling, è l'attivista del network dell'educazione parentale. Educazione parentale significa che i genitori debbono insegnare direttamente loro ai figli senza necessità che essi frequentino la scuola. Poi la mia prima domanda è: che ricordi ha della sua infanzia scolastica Erika De Martino? La mia infanzia scolastica è stata molto divertente al periodo delle superiori, e un po' meno, diciamo, per quello che riguarda le elementari e le medie. Le ho trovate molto caotiche, molto confusionarie. Fatta dove? Le ho fatte in Piemonte. Dove? Torino? In Piemonte, che ti basti questo? Vabbè. Dunque, invece i tuoi figli sono la scuola se la ricorderanno diversa, anzi, non se la ricorderanno perché vedevo che non è che i genitori facciano i maestri. Il principio è quello della genitorialità, di crescere senza maestri. All'interno della responsabilità genitoriale c'è anche una distinzione, mi sembra, tra homeschooling e unschooling. Ce lo puoi spiegare? Allora, diciamo che l'educazione parentale è un diritto in Italia, come in numerosi altri paesi, dei genitori di istruire i propri figli al di fuori appunto delle mura scolastiche. E quindi non significa stare magari in cucina con la mamma, il bambino attaccato alla gonnella e la mamma maestra, come può essere lo stereotipo immaginario comune, mentre invece significa avere una pluralità di punti di riferimento, i genitori. Sicuramente sono i principali, ma sono più famiglie qua in Italia che lo stanno praticando e si stanno organizzando in reti, in una rete. Quindi ci si incontra, si fanno uscite didattiche, ludiche. È un modo per riscoprire un apprendimento più sereno, più sano e anche per riattivare quella che è la comunità, quella che è l'unione tra le famiglie. Beh, la comunità di solito uno l'associa con la scuola. E questo è un problema, secondo me, perché la scuola sicuramente tocca tante persone, quindi può essere individuata come una realtà comunitaria, però all'interno di questa comunità troppo spesso ci si sente isolati, ci si sente isole, ci si sente soli. Bisogna fare una vera comunità, a mio avviso, che non è fatta solo di obblighi e di orari, ma è fatta di voglia di stare insieme. Io ho visto che si parla di libertà di scelta dei bambini anche, no? Ho visto dei siti dove si parla proprio della libertà di scelta, però di partenza è libertà di scelta dei genitori. Beh, sicuramente è importante che i genitori sappiano che qua in Italia è legale istruire i propri figli tramite diversi modi. Uno di questi può essere la scuola che può essere pubblica, privata, paritaria. Un altro metodo può essere con il homeschooling o l'educazione parentale. È importante che i genitori sappiano di avere la possibilità di scegliere. Troppe volte sento genitori incastrati, diciamo così, nel sistema scolastico che si lamentano a non finire. Ecco, forse questi genitori dovevano ponderare maggiormente la loro decisione quando il bambino era in età da scuola. Però io dico, è una scelta impegnativa per il figlio, no? Scegliere di non mandarle a scuola. Guarda, è una scelta difficilissima da prendere, è difficilissima da portare avanti, non è per tutti, è una scelta che richiede molto impegno, amore, dedizione e tempo, sia da parte dei genitori che da parte dei bambini comunque in realtà, perché è un modo all'interno di questo paese, diciamo, si è un po' mosche bianche ancora, quindi anche per il bambino che si affaccia a questa realtà significa veramente comprendere quello che si vuole, fare delle scelte precocemente. Ecco, non per tutti la scelta, però per farla basta un'autocertificazione, quindi la possono fare tutti. Allora, io intendo non per tutti, perché comunque la scelta di delegare viene sicuramente più facile, la scelta di delegare l'istruzione dei propri figli e quindi dire vabbè, ve lo lascio, ve ne occupate voi, è sicuramente più semplice che prendersene carico
al 100% come facciamo noi genitori homeschoolers. E a livello burocratico, se è questo che intendi, sì, sicuramente non è difficile. No, ma io parlo proprio a livello di competenza anche, oppure parliamo, vediamolo sotto un altro punto di vista, scusa. Una famiglia islamica che decide che non va bene, che la figlia si debba togliere il velo, che viene allontanata dai suoi valori, tu troveresti normale facesse homeschooling, che sia una buona cosa? Diciamo che in Italia è una scelta legale possibile, sia che sia una famiglia cattolica, che una famiglia musulmana, che una famiglia atea. È una realtà possibile e immaginabile, certo. Sì, però tu sei attivista, io però ho detto una cosa diversa. Secondo te è una cosa buona che per la comunità che una religione, che una religione faccia la sua homeschooling dal punto di vista dell'integrazione? Sta già succedendo. Io trovo che l'integrazione non sia quella che avviene a scuola. Ovvero, potrebbe avvenire, ma purtroppo la scuola non riesce a organizzarsi per creare un ambiente veramente egualitario. E quindi ci saranno sempre parecchie differenze. Già solo pensiamo ai bambini che vengono seguiti nei compiti e ai bambini che non vengono seguiti nei compiti a casa. Già quella è una diseguaglianza allarmante che salta subito agli occhi. Quindi illuderci che la scuola rappresenti questo luogo idilliaco dove si è tutti uguali, dove si viene tutti trattati uguali, ecco, mi sembra un po' banale. Diciamo che la libertà di ciascuno è fondamentale. Quindi se una famiglia di qualsiasi credo religioso decida di fare educazione parentale, ecco, sì, è fattibile. Sul fatto che una famiglia si isoli, sul fatto che una famiglia, come dire, cerchi di utilizzare questo escamotage per allontanare i bambini dalla società, beh, sicuramente no, lo trovo una cosa negativa. Ma questi sono dei casi estremi. Io lavoro nel mondo dell'homeschooling da quasi 10 anni e l'Italia forse è uno dei paesi più belli, più sfaccettati per questo, perché abbiamo veramente chi sceglie questa strada per motivi religiosi, chi lo fa per motivi magari fisici, impedimenti dei bambini, c'è chi lo fa perché vuole, come dicevi tu, un apprendimento libero, c'è chi lo fa perché vuole un apprendimento invece personalizzato. L'Italia è veramente di mille colori. Però scusa, tu vedi, parli dei ragazzi che si rapportano a scuola, ma la crescita dovrebbe essere soprattutto attraverso il processo di emancipazione dai genitori. Un figlio che si confronta soprattutto con l'impostazione, con la moralità, con la cultura dei loro genitori, non nasce già con questo indietro rispetto agli altri? Non nasce, cioè non nasce, non cresce per questo indietro rispetto agli altri? Trovo che sia invece il contrario. Trovo che la classe sia un luogo estremamente chiuso, estremamente ripetitivo e standardizzato. Chi fa homeschooling è nella società da subito e non deve aspettare i 18 anni o i 20 anni per entrare finalmente in società. Sono bambini, vedi, tu sei caduto nello stereotipo di nuovo, sembra il bambino chiuso in casa, mentre invece sono bambini che parlano più lingue, che viaggiano, che si vedono puntualmente, settimanalmente. Ma non fanno l'Erasmus, però, sempre in casa stanno, giusto? No, non stanno solo in Ah, casa, noi facciamo progetti anche di viaggio, per no, esempio, ti posso dire, i miei figli parlano 3 lingue, viaggiamo parecchio tempo dell'anno proprio perché, a nostro avviso, mio e di mio marito, è il viaggio uno dei modi per educare i bambini al meglio. però di solito il viaggio è anche un modo per imparare, un'esperienza da soli, senza i genitori. Per quello parlavo dell'Erasmus. Certo, ma sicuramente quando saranno più grandi faranno delle esperienze anche da soli. Adesso il mio più grande ha 13 anni e la più piccola ne ha 2, quindi siamo lì, diciamo, il teenager in casa ci è arrivato finalmente e quindi sperimenteremo. Ma certo, mi auguro, anzi, io da giovane viaggiavo tantissimo anche da sola, quindi non trovo strano che i miei figli lo facciano in futuro. Quando ti chiederanno o faranno delle domande, quindi cosa pensi dei vaccini, che cosa gli risponderai se non te l'hanno già chiesto? Cosa io penso dei vaccini? Dai vaccini, bisogna vaccinarsi per andare a scuola? Allora, in Italia, come abbiamo visto, adesso i vaccini sono obbligatori e questo devo dire che ha spinto un po' di persone a parlare, a pensare all'educazione parentale, ma erroneamente, perché basterebbe solo leggere la legge è uguale per tutti e quindi i bambini da 0 a 16 anni hanno bisogno di essere vaccinati secondo la legge in Italia oggi.
Quindi non ha nulla a che vedere con il modo di istruire i propri figli. Sia chi fa educazione a casa e chi non lo fa, devono entrambi, rispettare la legge. Quindi non vedo il nesso. Sicuramente c'è stata una gran confusione, nel senso che le persone, sentendosi parlare di scuola tolta, scuola da evitare, eccetera, eccetera, sono poi informati. Ma ho fatto più e più articoli e video spiegando il fatto che la legge parla di obbligo vaccinale da 0 a 16 e non obbligo vaccinale solo per chi va a scuola. Senti, sempre per domande Dimmi. sulle materie che magari c'entrano con l'insegnamento. Quando ti chiederanno del 68, di Marcuse che parlava della famiglia come simbolo dell'oppressione borghese, cosa gli dirai tu? E allora poi la famiglia in parte era anche protetta dall'istituzione scolastica, qui invece si concentra tutto in uno. Ma in realtà abbiamo già parlato del 68, abbiamo già parlato anche di altre epoche storiche, Non con quello di Giovanni. perché noi non dobbiamo seguire il programma scolastico. Vedi, tu sei ancora nell'idea del seguire, no, l'andamento del programma, mentre invece noi L'andamento del mondo, il 68. possiamo parlare di storia moderna, contemporanea, dell'altro ieri, del trapassato, e non ci interessa. E quando ci fanno queste osservazioni ci rendiamo conto però come i tempi siano cambiati, nel senso che è difficile dire quello che è successo allora, allora compariamolo, paragoniamolo esattamente a quello che sta succedendo adesso. Sento persone che dicono si sta tornando al precettore. Che già solo a dire la parola precettore invecchio di 100 anni, perché è questa l'idea, assolutamente. Anche perché il precettore è esterno. Appunto, a parte che il precettore, allora anche i ragazzini che vanno a scuola hanno mille impegni di ripetizioni perché purtroppo non riescono a capire quello che succede a scuola, quello che devono imparare. A prescindere da tutto questo, le persone che fanno educazione a casa oggi sono persone che hanno uno stipendio, magari uno e mezzo, sono genitori che veramente fanno questa scelta non perché hanno possibilità economiche e allora vogliono così tenerseli a casa i figli, ma perché si trovano male a scuola, vedono che i figli magari non danno il meglio nell'ambiente scolastico e vogliono offrire semplicemente un'educazione ad hoc, personalizzata. Adesso con internet possiamo velocemente ricevere un sacco di informazioni, è incredibile. Quindi Scusa, proprio su internet, tu sai che la rete diffonde un pochino questa illusione delle competenze rapide. Attualmente proprio si parla della crisi dell'intermediazione, quindi anche dell'intermediario culturale. Non rischia lo homeschooling di diventare un altro schiaffo a livello delle competenze, che tutto sommato quelli che insegnano hanno studiato, sono persone che hanno studiato espressamente quelle materie, soprattutto alcune di quelle materie e non tutte. beh, guarda, ti potrei rispondere con alla mano le statistiche dell'Italia, le statistiche all'OCSE, al PISA test, tutti i vari test dove l'Italia purtroppo a livello di studenti arriva sempre all'ultimo, penultimo posto ed è questo è terribile. Quindi quello che succede adesso io non devo raccontartelo, lo sappiamo già, vediamo cosa succede sui giornali, nei media e la cultura purtroppo si sta frammentando. Ma l'idea di competenze, la tua idea di A competenze. livello proprio di competenza. Dimmi, Tu che idea hai di competenze? non ho capito. No, che idea hai tu delle competenze? Secondo te sarebbe giusto che fosse uno storico a occuparsi di storia o uno scienziato di scienze? Sarebbe fantastico se uno storico si occupasse della storia, questo sarebbe incredibile. Infatti, più che storico, ma anche, ti ripeto, nella semplicità di un libro, una biografia, di un vicino di casa che ha vissuto, per dire, la Seconda Guerra Mondiale, ce ne sono ancora, li troviamo ancora. L'altro giorno abbiamo incontrato un signore che ci ha raccontato delle cose incredibili della sua gioventù. E quindi è proprio in questo che in qua che dobbiamo scavare, ritrovare. Purtroppo a scuola, se ci fossero gli storici che fanno amare la storia, beh, allora sarebbe fantastico. Farei la coda anch'io per andare a ascoltarli. Purtroppo nella corsa al programma, negli orari ristretti, nei programmi sussidiari, libri di storia scolastici che devono fare mille cose e le fanno in maniera così ristretta e quindi purtroppo non efficacemente memorizzabili, piuttosto che non fanno viaggiare la fantasia. Ecco, riscoprire la storia, visto che mi parlavi di storia, come facciamo noi homeschoolers?
ascoltando magari la musica del tempo, ascoltando i racconti non di chi ha vinto, perché la storia la scrive sempre chi ha vinto, ma di chi ha perso. Ma questo non lo potresti fare dopo la scuola? No, non lo potrei fare perché i miei figli arriverebbero a casa alle 4, 4 e mezza, cotti, stanchi, come tutti i figli, lo sappiamo. Magari poi dovrebbero fare ancora dei compiti a casa, o magari c'è i vari susseguirsi di attività sportive, pseudosportive. Quindi una vita da impiegati. No, abbiamo detto no alla vita da impiegati bambini. Abbiamo preferito un modo di apprendere creativo e diversificato. E quindi è questa la nostra scelta. Però, come dicevo, questa scelta si autocertifica. Un genitore si sveglia la mattina e dice: io confido di insegnare a mio figlio meglio di un intero corpo di insegnanti. No, è un po' un'abbreviazione. Una questione meglio, io posso insegnare a mio figlio, poi le famiglie possono sinceramente avvalersi anche di persone esterne, possono appunto investigare su internet, possono andare in biblioteca. Le ipotesi sono milioni, quindi sì, sinceramente credo proprio di sì. Non è che sono meglio di un insegnante o meglio di qualcun altro, ma sicuramente posso personalizzare il lavoro in modo da offrire una qualità migliore. La scuola come sistema è un sistema di insegnamento standardizzato. Questo non ci Però dubito. al tempo stesso è un sistema di insegnamento esterno, è quello che consente di uscire dal cerchio della famiglia. Intendo anche di Mario, stai tornando sempre sul emanciparsi. stesso stereotipo. Sembra che il Non è bambino uno sia solo in famiglia. stereotipo. No, no, è uno stereotipo, perché E qual è lo stereotipo? che il bambino sia, come dire, legato alla mamma e al papà e questo sia quanto, mentre invece i bambini sì, guarda, io ho appena concluso a quest'ora un gruppo di 15 bambini che erano qui da noi per fare un po' di inglese in maniera collaborativa e alternativa. E quindi c'era un via vai continuo di bambini non scolarizzati. No, un po' l'inglese è una cosa, la storia dell'umanità è un'altra. Per quello io dico che sì, la visione dei genitori è una visione limitata per definizione. La scuola serve anche a far vedere le prospettive in più, con tutti i difetti che può avere. Ma come io offro prospettive ad altri bambini, per esempio, che frequentano il nostro gruppo di homeschoolers, c'è la possibilità che i miei figli assorbano le ideologie di altri in contesti sia relativi all'homeschooling, ma anche in contesti relativi alle varie attività che svolgono, alle varie persone che incontrano. Come dicevo prima, sono bambini in società che si mettono in contatto con tutti. Il Ecco, fatto che a non vedano proposito. quei quattro insegnanti ogni santo giorno non lo vedo come un elemento penalizzante. Ma la scuola non si va tanto per vedere gli insegnanti. Io ho visto a proposito della socializzazione che tu scrivevi, l'associazione non si fa stando chiusi fra quattro mura, però non so, Eugenio Scalfari, Italo Calvino, sono nella stessa classe, non è che socializzassero solo perché stavano seduti lì, oppure i ragazzi. Anche passarsi il compito, io lo trovo un momento di socializzazione eccezionale. Uscire da una scuola dove hai conosciuto diverse persone e dire ci vediamo stasera, lo trovo una cosa, una risorsa. Ma guarda che succede uguale anche per chi non va a scuola, anche chi non va a scuola. È un po' difficile, non ci sono gli altri, saranno diversi, si va in palestra, però è un luogo meno significativo. Sai, io non sono qua per i numeri, non sono qua che facciamo le scelte, non è Facebook che se c'hai 1.000 like sei in e se ne hai due sei out. Io ho sentito tanti bambini dire, guarda, con grande maturità dire, io forse adesso che faccio educazione a casa ho meno amici, ma sono veri amici. La chimera dei tanti amici, delle uscite, è un po' quello che ci vuole mostrare sempre la TV. Io non ci credo più. Non ci... Ma la compagnia in classe, insomma, la compagna di classe è un po' al di là della TV, non credo. Però. Se tu guardassi casi di bullismo, se tu guardassi casi di suicidio nei ragazzi under 14, under 21, ti rendi conto che forse quel tipo di ambiente, di vita, di stile di vita, perché stiamo parlando poi di una cosa che è grande, non è solo l'amicizia, il banco, la classe, cioè stiamo parlando di stile di vita, di sonno sufficiente, di ansia così eliminata e tutte queste serie di... Sono anche in mezzo alla strada, nel senso che puoi trovare delle persone, anche spiacevoli a scuola, è un modo per imparare a affrontare la vita.
Ma ci mancherebbe, ma guarda che le situazioni spiacevoli le vivi anche al parco giochi, cioè tu non stai qua, dipende di dove abiti come sempre, ma a noi è capitato di andare al parco giochi o i miei figli che vanno anche da soli a volte, di incontrare situazioni e trovarsi in situazioni estremamente difficili e complicate da gestire, ma poi con tranquillità le abbiamo risolte, si sono risolte da sé. Quindi non è che per forza bisogna andare in classe per trovare le situazioni terribili. E come ogni genitore dice, è ovvio che magari un genitore dice voglio evitare a mio figlio le sofferenze, ma è impossibile. La vita ci porterà sempre a soffrire per una cosa o per un'altra, qualsiasi momento della nostra vita. Quindi anche questa storia che si è iperprotettivi è un'assurdità, perché volenti o nolenti non possiamo sottrarci alle tristezze. Sì, è per familisti, no? Iperfamilisti. Ma guarda che poi in realtà abbiamo anche di tutte le storie qua nei nostri gruppi, ci sono mamme single, ci sono bambini appunto con situazioni particolari in famiglia, perché non c'è un'etichetta, non c'è. Però ecco, dato che ho visto che può darsi che tu parli di educazione civica, di cittadinanza, ma non ti sembra che funzioni al contrario, quello di imparare la cittadinanza levando delle risorse, imparare a diffondere la cittadinanza levando le risorse ai propri figli, perché in fondo anche i figli sono delle risorse per gli altri nella scuola. Guarda, io ti dico che da mamma e da studentessa, sia universitaria che anche al liceo, ho provato a essere nel sistema e a cambiare le cose da dentro. Ho provato, mi sono scagliata anch'io da giovane contro i mulini a vento e ho visto che tutta la mia energia, mettevo 100, usciva forse 0,5, mettevo 1000 e usciva meno 10. E quindi, a furia di andare avanti così, è una questione empirica, molto pratica. A tentativi mi sono detta adesso che ci sono i miei figli, stanno crescendo adesso, non posso permettermi di giocare d'azzardo con la loro educazione, non posso permettermi Però lo direbbero anche gli Amish da un altro punto di vista. Mi mancava che mi citassi gli Amish, guarda, mi Da mancava un quella altro punto di ciliegina vista, da un sulla altro punto torta. di vista. Ma ci mancherebbe, ma certo, usiamo i stereotipi del mondo, guarda. Anche loro fanno educazione a casa, ci mancherebbe, loro fanno tutta un'altra realtà, il loro mondo, no? A sé. Questo non è quello che viviamo noi, però sicuramente la No, loro. certo, però quello che il punto su cui vorrei insistere è che noi stiamo parlando di una possibilità del fatto che tu sia un attivista. Cioè, se tu dicessi semplicemente io sono una donna straordinaria e credo di poter insegnare ai miei 5 figli meglio della scuola, io direi, penso, può darsi che tu sia presuntuosa, ma essere attivisti significa anche aprire la strada agli Amish. Dice, loro lo fanno, avranno il diritto. Non so quanto questo sia compatibile con la cittadinanza. È molto compatibile, ti spiego perché, Amish a parte, perché qua in Italia devo dirti che non so se c'è qualche comunità, ma se c'è è veramente minima. Il fatto di creare una realtà diversa, una realtà se vogliamo anche parallela a quella scolastica, significa dare un esempio. Tutto quello che facciamo è un esempio. Noi stiamo dando con la nostra educazione, con il nostro pensiero, con i nostri figli, che ovviamente saranno molto diversi da bambini scolarizzati, un esempio di realtà diversa. E già c'è un, come dire, una contaminazione tra homeschooling e scuola in molti contesti, perché tanti homeschoolers vanno a fare gli esami da privatisti nelle scuole e ti posso garantire che per la maggior parte ricevono grandi applausi perché sono bambini veramente dinamici e spesso gli insegnanti chiedono ai genitori appunto come hanno insegnato determinati argomenti, quali tecniche hanno usato, un esempio per i lap book che sono degli strumenti per imparare. I nostri bambini li portano agli esami e questi sono arrivati anche nelle scuole, tant'è che adesso tanti insegnanti usano questo strumento con le proprie classi. Quindi la smetterei di vedere le cose come fazioni nemiche che si osteggiano, ma invece la vedrei come una grande libertà di scelta che permette diverse Dei dinamiche genitori, però. Ti che possono ricordi, la libertà di scelta è sempre dei genitori e non dei bambini. Ma no, anche qui ti correggo, Remo, perché
E i bambini sono partecipi di questa scelta. Ti posso assicurare che Guarda. le famiglie che hanno fatto delle scelte di questo tipo con i bambini controvoglia, quindi con bambini che volevano andare a scuola, sono durati un annetto, perché poi dopo la situazione è diventata talmente difficile, perché è ovvio, se tu forzi qualcuno a fare qualcosa, la cosa non andrà bene per nulla. E quindi i bambini dopo questo percorso sono tornati a scuola, sono andati a scuola con grande serenità alla fine, perché non doveva funzionare evidentemente, ma altre famiglie invece hanno possibilità di interagire con bambini che invece per un motivo o per un altro, non posso dirti perché sono tanti i motivi, preferiscono stare a casa e quindi di comune accordo si procede per questa strada. Ultima domanda e considerazione, ma dal punto di vista psicologico, sei così convinta che un'adesione intima, un'adesione del bambino a questa scelta dei genitori sia sempre in una luce di serenità e autonomia, visto che tu parlavi dell'autonomia? Ti ho appena detto che non sempre la scelta del genitore è in armonia. Sì, qualcuno si ribella, ma se non si ribella... Se il bambino dice sono d'accordo, tu sei sicura che è sempre un atto di autonomia? Allora, io dico sempre questo: in famiglia bisogna guardare se si è felici, se si è in armonia. Quella è la cartina tornasole per sapere se si sta facendo la cosa giusta. Che sia l'uscita al cinema, la fare homeschooling o andare a scuola o mangiare la pizza. Se c'è armonia e felicità, si sa istintivamente che si sta facendo la cosa giusta per la propria famiglia. Se c'è la gente deve ascoltare il proprio istinto. Io parlo anche di questo, il fatto che i genitori devono riscoprire le loro capacità empatiche con i propri figli. Quindi, quando c'è qualcosa che non va, qualcosa che stona, il genitore si rende velocemente conto della faccenda. E quindi, in quel caso, sì, c'è bisogno di aggiustare il tiro. Abbiamo famiglie che sono andate a scuola, poi magari hanno fatto educazione a casa, poi sono rientrate a scuola, proprio perché seguivano l'andamento della famiglia, delle varie necessità. Smettiamo di vedere tutto come una rigidità, è una possibilità. Chi vuole può farla, chi vuole sperimentare può sperimentare e poi si vedrà. Va bene, Enrica, ti ringrazio. Abbiamo comunque parlato di una cosa interessante e grazie di averlo fatto per il vlog. Grazie a te. Ciao. Ciao.